Per ST c'è una riduzione dei volumi produttivi e conseguentemente dell'attività produttiva che tramite accordo sindacale è stata diminuita la richiesta di cassa integrazione dell'azienda parzialmente con istituti individuali di ferie, ROV, riduzione oraria. E ci sono 15 giorni a fine giugno di cassa integrazione. In Humonix invece c'è una cassa integrazione a tappeto per tutti i dipendenti di 1100 lavoratori, diciamo così, sia diretti che indiretti per 20 giorni nel trimestre. La cassa integrazione di ST investe circa 1800 persone. La trattativa del sindacato è stata quella, attraverso due accordi sindacali, di attutire l'impatto economico sostanzialmente sulle buste paga dei lavoratori. Quindi abbiamo preferito fare un accordo che gestisca le ferie individuali piuttosto che cassa integrazione. Questa realtà, anche per dimensione, è la più importante che c'è in Brianza e quindi merita tutte le attenzioni possibili per tutte le necessità che la riguardano, ma anche per l'indotto che crea sul territorio. Proprio di questo abbiamo parlato, della necessità di essere aggiornati e seguire e monitorare la situazione in maniera molto precisa. La provincia farà sindacalismo territoriale che favorirà questa presenza e cercherà di essere un interlocutore positivo per chi vuole mantenere e far crescere questa realtà. Noi avevamo già costituito insieme ad ST una importante agenzia di sviluppo di questo territorio che si chiama Agintech. Poi il tempo è passato e adesso stiamo lavorando insieme per un progetto decisamente più ambizioso, che è quello di realizzare su questo territorio un distretto industriale che ha la vocazione specifica della alta tecnologia. Quello che abbiamo intenzione di fare è, attraverso questo nuovo distretto industriale, di attrarre l'attenzione, attrarre le risorse e fare in modo che questa esperienza di ricerca, che è una ricerca italiana, abbia qui su questo pezzo di territorio uno dei suoi punti di forza. Yeah.